Konnichiwa, cari Giapplovers, benvenuti qui sul mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti qui un nuovo episodio quest'oggi di Fairy Tail. Allora, siamo giunti esattamente all'episodio numero 37 di questa serie incredibile, che vede insomma Natsu e la sua combriccola Fairy Tail combattere contro altre gilde. Allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Fairy Tail. Ok, bene così cari Giapplovers, rieccoci un nuovo episodio quest'oggi di Fairy Tail. Allora, come vedete sulla sinistra, la nostra ben amata gilda Fairy Tail deve arrivare almeno al 50° posto della graduatoria fra tutte le gilde. Adesso vi faccio vedere, eccolo qua il rank di tutta quanta questa piramide di gilde incredibile. Al momento la Fairy Tail è al 62° posto, tocca arrivare, come vedete sulla sinistra, al 50°. Per fare questo bisogna fare le missioni secondarie che sto portando ovviamente in questi episodi e via via. Tocca farsi un po' tutti quanti. Allora vediamo un po', rimasta ancora con quelle D. Vediamo un po', 1250, 1250. Ah, i Flutterir, bando di forest, qua nelle grandi pianure. E ma sì, andiamo qua nelle grandi pianure. Facciamo un livello D quest'oggi. Anche che poi comunque, domenicato, perché comunque nelle grandi pianure bisogna, c'ho bisogno di trovare dei materiali. No, buoni tutti. Allora qua, tocca andare qua alle grandi pianure, fare fuori i Flutterer, i volatili, gli uccelloni, chiamate come pare a voi, gli uccelloni. Ok, eccolo qua uno, va subito, va. E quanti caspita sono sulla mappa? 10 ho che farne fuori. Non so se 10 a botta, ma vabbè, vai con questo, va, vai. Vai cara. Vai con Capricorn. Ok, brava, gli usi. Vabbè, 118 punti di esperienza, vabbè, meglio di niente. Poi andiamo un po' magari di raccogliere un qualcosina. Vai, fatti sotto, quanti siete qua? Altri due. Voglio andare avanti però con gli usi e col suo Capricorn. Vai così gli usi, mi fai fuori tutti te, vai. Tanto sono solamente 9 punti magia. Altri 118 punti esperienza. Va bene, ok. Un po' di materiali. Poi vediamo un po'. Allora, qua c'è tu che svolazzi. Vieni qua. Sì, tu sei tutto in fiamme. Ah, adesso ci sta Erza. Vabbè, Erza, vediamo un po'. 10 punti, no, così no. 7. No, solo 1. 17. Ok, 10. No, 16. Ok. Vabbè, 16, va. Risparmiamo un punto. Grande Erza, così ti voglio. Botta secca. Vabbè, i punti magia, scusa, i punti esperienza sono sempre quelli, quindi. Però comunque andare avanti, portare avanti il team. E allora, bene, andiamo un po'. Allora, qua possiamo raccogliere qua. Ci sono altri volatili da far fuori. Purtroppo lì il tesoro abbiamo già preso. Vediamo un po' con gli usi. Vai con Capricorn. Grandissima, bene così. Che poi è lei che sta quasi per livellare, eh? A livello 23. Al momento è ancora a livello 22. Va bene, bene, bene. Il tesoro qui l'abbiamo preso. Qua è... Ok, Energy Boy abbiamo fatto contento. Qua raccogliamo. Dai, vieni qua su uccellaccio. Speed up, ok. Sempre con gli usi e sempre con Capricorn. Così da una botta secca e va fuori a tutti e due. Capricorn. Bene, bene. Si va avanti a piccoli passi. Ok. Ah, basta così? Vabbè, ok, allora ritorniamo
all'ovile, ovvero alla locanda dei Fairy Tail. Ok, bene così. Abbiamo fatti fuori 10. Ok, però non credo che col livello D. Infatti, solo un punto. Vabbè. Però tanto tocca farseli. Tocca fare queste missioni. Un po', facciamocene un'altra, va? Facciamo una serie di missioni secondarie quest'oggi, va, così magari ci facciamo fuori un po'. Dici ok, dobbiamo tornare qua a fare così. Ci sono solamente anche dei nomi. Io sì, conosco quella persona. E so dove è attualmente. Ah, veramente? Ah, bene. Dai, ci accompagni. Detto, no, vabbè, insomma, non posso farlo. Devo fare delle altre richieste qui. Detto, ma poi si intromette anche Mira. Dice, pensi potrebbe aiutare? E ok, vediamo un po'. Ah, bisogna trasformarla. Si è camuffata. Ti preferisco Miragina donna, ovviamente. Vabbè, vediamo un po' di fare sta missione con gli usi. Dai, gambatene. Vediamo un po' quello che tocca fare. Vediamo un po', ok, questo abbiamo parlato. Allora, vediamo un po' il da fare. Perché lei si è camuffata. Vediamo un po', tocca andare qua sopra. Vediamo un po' lui che dice, che vuole. Bisogna di un aiuto. Ma che ti aiutiamo noi. Ok, bene così, completata. Bene, ok. Doi, taciamoci te, prego. Vediamo un po' il da fare. Qua intorno. Forse qua, no, qua su non ci si può andare. Ma no, allora di là no. Vai un po', facciamoci una bella corsetta, li usi. Ma però segna qua, buoni tutti. So perché segna qui. Ah, ok, dobbiamo parlare con lei, cavolo. Con Mira-san, ok. Dice, no, guarda, ho qualche richiesta per te. Facci puoi farmi vedere qualche recipiente, qualche ricetta, forse? Ma come questo? Dice, ok, come questo qua. Vabbè, se trae sia pure lei. Vediamo un po', riparliamoci di nuovo. No, è la stessa cosa, ok. Arigato, ringrazia. Grazie mille. Due, accetta, accetta richiesta, ok, vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Sì, ok. Vediamo un po', allora tocca andare alla foresta questa volta? Sì, direi proprio di sì. Allora andiamo qua alla foresta e vediamo un po' il da fare. Io della trechiesa sinceramente non ci ho capito la mazza, però vabbè. E vediamo un po', allora. Qua ci sei tu, uccellaccio della malora. Vai di speed up. Tanto si è installato Rocket League, bene. Vai cara, vai col tuo Capricorn. Capricorn.
Ok, grandissima botta secca, bene così. E ok, poi vediamo un po'. Proseguiamo per di qua. Raccogliamo, e si raccoglie sempre nei giochi di ruolo, ragazzi. Anche di qua, va? Ma sì. Facciamoci un po' una passeggiatina, va? Anche qua sul ponte. Ok, pure lì, vediamo un po'. Ma sì, pure qua, che ci frega. Ok, ah, pure qua, bene, bene. Ok, là il tesoro abbiamo preso. E vediamo un po', dai, uccellaccio, vieni qua. Oh, siete in tre, bene così, così 2 più 3, 5, la dovremmo fare. Abbiamo un po' una un po' più potente. Dai, Sam e Leo, dai, vai con Leo. Botta secca. Mamma mia, che pezza. Grandissima, bene così, 150 punti esperienza, bene. E ok, vediamo un po'. Richiesta di 1 completata. Report assolutamente sì. Così prendiamo anche un po' di soldini, che non guastano mai. Bene. Ok, 1250. Ehi, yatta, yatta, getting into the swing. Bene così, bene così. Vai di trofeo, vai di trofeo. Mamma mia, vai così. Ok, ottimo. Vediamo un po' allora, va. Allora, che poi delle D ancora sono 4, cavolo. C'è la D, questa qua, something fishing going on. Ok, la D2. Vediamo un po' da completare. Gambatene. Allora, ritorniamo nella foresta. Perché magari quest'oggi... No, magari tutte le D no, però vediamo un po'. No, no, non sei tu, non sei tu, buono. Ehi, ciotto, ciotto. Non ti piace la mia parola ciotto, che significa un po'. Ehi, ciotto. Qua, ah, il golem. Vabbè, magari. Ok, arigato. E il forse abbiamo pure preso. Vabbè, golem, vieni qua. Ti fate incazzi? Golem, due golem. Vabbè, ma siete proprio cattivi voi due. Vabbè, senti, vai con Leo, va. Una botta sola. Grande Leo, mamma mia, che pezza. Vai con Erza, diamo il colpo di grazia. Ah, ma sono ancora in due. Cavolo, questo va in diagonale così. Questo dritto per dritto. Vai col pentagramma, va. Vai Erza, colpisci. Grandissima, oh, vai che lui si è livellato. Bene così, bene così. Bene così, bene così. Abbiamo preso pure gli oggetti. Abbiamo fatto fuori due golem. Questa volta richiesta D2. Completata anche lei, bene. Dopo la D1 anche la D2. E quelle che magari sono numerate le facciamo fuori tutte. Quelle invece hanno un nome a parte, magari no. Ok, 50. No, non è passata a 59. Ma cazzo, ma fatemi vedere. No, ancora 60esimo posto, vabbè. Vediamo un po' qui. Questa no, D3. Questa nemmeno, e la D7, ok. Vai, D3. Dopo la D1, la D2. Procediamo con la D3, va. Allora, ritorniamo ancora l'ennesima volta alla foresta. Yosh, kokode. Dice, sì, qui. Cioè, tipo, andiamo lì. Ok, siamo in due in fila indiana. Vai così, vai così. Vai, schiaffeggioli così.
Vai Erza, vanno bene 8 punti. Vai col finisher. Vabbè, troppo così ragazzi, dai. Pure Gray, 9800, 2 punti, puntoni, 2 catene. Ok, bene, bene. Poi spero tutti questi materiali qua nella foresta di poter anche migliorare la gilda, cavolo. Ehi, ciotto. Allora, lì c'è il volatile, di là c'è il golem. Andiamo al volatile. Volatile, venga qua. Ok, dai. Lui dice sì, dai, facciamolo. Facciamolo, però vediamo un po' di beccarli tutti e tre. Cazzarola, questa va così. Questi sono due. Vabbè, vai con Leo, va. Lo so che sono 20 punti magia, però magari una botta su e facciamo fuori. Ottimo, grande Leo, bene. Bene così. E ci manca il golem. Ci manca il golem, andiamo a prenderlo di qua il golem. Ecco qua il golem, dai golem, si faccia sotto. Si può attaccare il golem a sorpresa, Galo, che sta là. Poi sono pure due. Vai gara, vai con Leo, va. Vai con Leo. Ok, Erza, vediamo un po'. Vai, pensaci tu. Mamma mia, che pezza, grandissima Erza. Bene così, bene così. E ok, allora andiamo a fare il report di questa D3. E ok, bene, completando anche questa qui. Altri soldoni. Ah, 59 stavolta, sì. Ok, bene, almeno un punto, che cavolo. E vediamo un po'. Ma le D qua, ma questa, ok, questa c'ha pure un altro nome. La D4, la D7. E vabbè, dai, pure la D4, va. Ancora nelle pianure. Vabbè, ho capito, però sempre negli stessi luoghi. Ah no, nelle pianure, non ho sbagliato. Ho confuso con la foresta, va bene, ok. E poi facciamo pure questa D4, la D1, la D2, la D3 e la D4. Vediamo un po' con Capricorn. Vai, frustali. Ah no, non c'ha la frusta, ho sbagliato. Vai Capricorn. Grandissimo, botta secca, bene così. E ok, ma quanti caspita siete? Quanti ce ne stanno qua? Ah ok, questo è il golem, quello che serve per fare l'upgrade. Vabbè, golem, venga qua. Tre golem, caspiterina. Vabbè, vai con... Vai questi due, va. Attacca con Leo. Ok, ancora non sono crepati. Vai Erza, questi due. Bene così, uno è andato. Vai Gray, vediamo un po'. Vai con lui. Fatto fuori, grandissimo. E il nostro amico Natsu, vai con lui. Bene così, bene così, fatti fuori. Ok, boh, qua gli books. Oh, ovviamente possiamo migliorare. No, adesso no. Dobbiamo far fuori un po' di bestiacce ancora. Possiamo migliorare la libreria. Dai, vieni qua, uccellaccio. Vai Lucy, vai Lucy. Ok, bene così, grandissima. Oh, vai che Gray arriva a livello 22. Grande, grande Gray, bene, bene.
Ok, quante caspite di sirene tocca far fuori? Vai, vai così, colpisci loro due, li usi. Ok, la sirena è quasi andata, ma ci pensa Gray, vediamo un po'. Grande Gray, vai così. Ecco, non del tutto. Ok, ci ha pensato Erza, grandissima Erza, bene così. E sempre un po' di oggetti, che non guastano mai. E venite qua, sirene. Ok, speed up. Vai così, colpisci loro due. Ok, vai Gray. Vabbè, colpisci lei, va, tanto l'altra è moribonda. Ci pensa Erza. Vai Erza, colpisci duro. Bene così, bene così. 233 punti esperienza. Buoni. Ovviamente non ottimi, però buoni. Vai, venite qua. Vai col chain 2. Vai col finisher. Ok, 16.790 punti di due catene. Mamma mia che roba. Bene, bene. Anche con la catena magica, ottimo. Ok, vuoi fare riporto? Assolutamente sì. E ok, bene, anche la D4 è andata. 1250, 58? No, cavolo, ancora 59. Allora, vediamo un po'. Andiamo da lei. Ok, upgrade, bene. L'upgrade is done. Oh, 57, buoni tutti, buoni tutti. E 57, ok, bene. Personaggi 106, ok. Allora vediamo un po'. Ma qua la quinta stella di Lucy 130. Allora vediamo un po'. Wendy è bloccata. Direi Erza. Vai Erza. Ranchi tu stavolta. Vai con la quarta stella Erza. Vediamo un po' che miglioramenti c'ha. Ok, costume alternativo, colore alternativo. Vabbè. Voi sapete come sono fetish i giapponesi con questi costumi, veramente i giochi di ruolo, veramente a iosa proprio. Allora, upgrade, vediamo un po'. No, di qua no. La cane beach. No. Allora, la magnolia. Ok, vai così, bene. Ten Rider Tower Central Island. Vabbè. Superior Books, prossimo upgrade. Ok, quindi i due come laboratorio, gli altri stanno tutti quanti a uno, che poi tocca andare a chi a Magnolia, chi da una parte, chi dall'altra. E va bene, ok, vediamo un po' quale D. C'è qualche altra missione. La D5, vabbè, vai, andiamo pure con la D5. E vediamo un po', vediamo un po'. Andiamo qua nelle pianure. Ma quante mostre ci sono in queste caspite pianure tra la foresta e le pianure, cavolo. No, dai, ma non volevo. Ma visto che ci tenete così tanto. Cari uccellacci crepate. Capricorn. Oh, yatta, yatta, come dico sempre io. O quasi sempre io. Ok, bene, vediamo un po', ma non era qui.
l'uccellaccio a far fuori, ma bensì laggiù in fondo. Di qua c'è, sì, qua c'è qualcosa. No, no, volatile, non mi servi nemmeno. Ah, là c'è il lupone. Il lupone sì, invece. Vai, attacco a dietro, lupo. Ok, Ikuyo, andiamo. Vai, Sam e Leo, anche se un po' sprecato. Per 20 punti. Ok, però lupone è andato, bene. Vogliamo un po' di Erza, fa fuori una botta solo a lui. Ok, bene così, bene così. Ok, qua di Planks. Ok, trovato, ok, bene. No, perché dobbiamo continuare qua a far fuori queste sirene. Venite qua, sirene. Sì, ok, speed up. Vai gara, vai Lucy. Vai Gray, tocca a te. Vai, l'altra sta moribonda, fammi fuori questa. Mamma mia, che martellata. Vai Erza, per 7 punti ce la fai. Dai che Natsu tra un po' arriva a livello 24. Pure Erza a livello 24, cavolo. Manca poco. Vai, venite qua. Ikuyo, sei messo così? Sul campo di battaglia. Vediamo un po', ma 3 non riesce mai a beccarne. A parte Leo. Vai, fammi fuori loro due. Ok, vai Gray, vediamo un po'. Vai col martellone, mamma mia. Vai Erza, 7 punti, tanto quella sta addormentata. Mamma mia, manca poco e livella Erza, mamma mia. Vai, ci sei. Visto che stai qua e visto che mi servi. Ok, speed up. Vai, soldi, mi fai fuori loro due. Ok, quasi fuori. Tanto quella addormentata. Vai così col martellone. Bene così, bene così. Ok, Erza ha livellato livello 24. Grandissima. Ah, pure Natsu. Ok, a Fire Dragon Sword Horn da 6 punti magia. Al Mega Fire Dragon Sword Horn di 10 punti magia. Bene. Erza invece. Vabbè, niente, ok. Qualche oggettino. Abbiamo fatto fuori piazza pulita con le bestiacce. Possiamo pure tornare indietro. Bene. Ok, così qua con la D5. Bene, così altri punti. 56. Oh, stavolta sì. Ok, anche Mira Jane. Vediamo un po'. Facciamo il report. Bene, così. Da 56 a 54. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Vediamo un po'. Ok, possiamo migliorare la libreria. Cioè la stanza della libreria. Bene così. Ancora. Vai così. 5 su 6. Ne manca uno, cavolo. Vediamo un po'. Possiamo rimodellare anche questo. Bene così. 4 su 6. Vai, finiamo questa qua, dai. Sono troppo geloso. 6 di 6. Ok, possiamo ancora rimodellare. La lavagna ancora. Vai così. Anzi, la lavagna delle richieste, in realtà, delle missioni secondarie. Bene, 6 di 6, ottimo. Andiamo di qua, l'upgrade di qua. No, no, qua serve, qui. Ok, vai così, bene.
Ok, se dunque gli oggetti. Allora, abbiamo un po' preso in lavagna. E vabbè, ma quale dio aumentano ancora? Qual è questa nuova? Ah, questo è un uomo a parte, ok, quindi non è. La D6 ci sarebbe. E la D7, ma vabbè, magari lo vedremo nel prossimo episodio. Per quanto riguarda questo episodio, direi ottimo così, bene così. E allora, cari giappolavers, eccoci qui di ritorno nella schermata principale, questo Fairy Tail. E allora, anche questo episodio 37 della serie ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più likes possibile. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici e amiche in lungo e largo. Seguitemi nei vari social, vedete come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale, Telegram. Insomma, basta scrivere JappoGamer e mi trovate agevolmente. In più, insomma, se mi contattate poi vi risponderò nel più breve tempo possibile. Per qualsiasi, insomma, domanda, curiosità sui giochi giapponesi vi risponderò, non vi preoccupate. E vi invito anche ovviamente a iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati in mezzo ai video e episodi su gaming giapponese. E alle volte anche non, con uscita di episodi quotidiana. E in ultimo vi ricordo anche il mio blog personale su WordPress, dove tanto in tanto scrivo news e recensioni vari sui videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. Potete seguire il mio blog al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, vi ringrazio uno per essere arrivati fin qui. E dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane! E i prossimi episodi!